E dunque ragazzi, rieccoci qui, parte 3 di queste uscite dedicate al nostro saga. Io mi auguro di terminare con questa terza parte. Ci restano da analizzare 6 cartelle, quindi iniziamo velocemente con la prossima. E appunto, ve lo ricorderete tutti, che quando arrivò l'anime di Sentia Show, diciamo che l'anime poi si fermò alla decima puntata, mostrandoci una versione di saga, ovvero la versione Ares, e di conseguenza nell'ottobre del 2019 venne rilasciato anche questo MIT. Pochi personaggi vennero rilasciati di questa serie. In effetti c'era, vabbè, Shoko ovviamente la protagonista, poi arrivò la sorella Kyoko, e devo dire che lì, questo l'ho detto anche nella sua recensione, avrei preferito, sì, ok, i pezzi per diciamo per modificare l'armatura di Shoko, quindi rendendola una sorta di V2. Però avrei preferito anche una versione Eris, quindi divinità di Eris, no? Visto che è così che poi la si vede, è il personaggio che lei interpreta in quella serie. Sì, come cavaliere di Eculeus, anche lei quel poco all'inizio, però in effetti dopo è Shoko che ne diventa a tutti gli effetti titolare. Quindi avrei preferito anche l'aggiunta di una statuina, anche statica, però che rappresentasse proprio la divinità di Eris. E invece no, un ennesimo riciclo, perché poi il corpo è uguale, il gonnellino è uguale, insomma tutti i dettagli ve li ho raccontati in quella recensione. E di conseguenza, oltre a questi due personaggi, uscì appunto la versione Ares, con la versione di Milo, Sentia Show, e credo basta. Però venne presentato anche Leo, venne presentata anche Mayura, personaggi e Myth che poi non sono mai più arrivati. E dunque questa è la confezione abbastanza lunga di questo Myth. Questa è la parte del retro, questo è il primo blister. Vediamo che ci sono degli extra, comunque a parte 3 volti extra per il nostro, diciamo, Ares, che ha preso in prestito le fattezze ma anche l'armatura del nostro Gemini, la mela d'oro, che ovviamente non poteva mancare, altri componenti della sua armatura. Qui abbiamo la struttura del totem con la base e la spada, e poi abbiamo le ali con tanto di mantello annesso. Eccolo qui. Devo dire che dal vivo il prodotto merita veramente tanto. Mi è piaciuto molto il fatto di aver ricreato questo mantello nero dentro, e soprattutto il fatto che abbiano saputo studiare la fusione tra le ali e anche il mantello. Avrebbero potuto fare così anche con Ade, sinceramente. Lo vediamo qui impugnare la sua spada, e qui lo vediamo con la mela d'oro. Io devo dire, ragazzi, questo l'ho detto anche nella sua recensione, l'ho detto tante volte, che la Bandai con i Myth di altre serie animate, quindi con gli altri prodotti di Senseiya, ha sempre lavorato benissimo. Abbiamo visto quelli di Omega, abbiamo visto quei pochissimi, solo 2 dello Lost Canvas, e appunto anche per quanto riguarda Sentia Show, il risultato dei volti è fenomenale. Dunque questo è quello là, diciamo, che rispecchia proprio la personalità di questo personaggio. Qui, ok, abbiamo una raccolta di immagini che ci fanno capire quali sono gli extra. Effettivamente vedete 3 volti più quello presente sul mito, quindi sono 4: la spada, la mela e vari paia di mani. E allora, vedendo più da vicino le foto del suo volto, guardate che bello, molto più bello questo che la versione revival. Ma anche la versione prima stampa, quindi questo mi piace veramente tantissimo, è fatto veramente bene. Guardate qui, mi ricorda molto più questo Myth mi ricorda molto più il Saga Evil delle 12 case che non i volti presenti nella confezione
del prima stampa, ma anche del revival in effetti. Vedete qui la perfezione proprio, la perfezione. Anche ad occhi chiusi, bellissimo. Questo è il totem, spettacolare, è come da usanza e da buona abitudine ogni totem che riguarda un'armatura di una divinità, in effetti montata a totem è uguale a quando un'armatura veste un corpo, quindi abbiamo una figura diciamo umana. E questa è una foto sempre ufficiale, vedete, semplicemente con delle luci diverse che mettono in risalto il rosso fuoco di questa armatura. E questa poi è l'immagine scenica, quella iconica, che si vede appunto sul finire del decimo episodio di Sentia Show, e poi non se ne è saputo più niente. Comunque veramente un bellissimo mit, molto molto apprezzato, devo dire la verità. Andando più avanti abbiamo poi la versione revival che è arrivata di Gemini diversi anni fa. Forse fu proprio il primo mit ad avere una versione revival, e ovviamente ce ne accorgiamo dalla striscia gialla qui sotto, anche se qui abbiamo ancora il logo rosso Bandai. Non cambia niente, è lo stesso personaggio della prima stampa, uguale in tutto e per tutto. E vedete qua questi volti, come già li abbiamo visti pure prima. Quindi ripeto, la versione Ares è decisamente mille volte meglio rispetto a questo. E niente, arrivò questa versione revival. In effetti, che cosa non c'era più in questa versione revival? Non c'era più la Galaxian Explosion. Vennero codificati e migliorati i gancetti sotto i coprispalla, perché sulla prima stampa queste parti laterali comunque si staccavano con una certa facilità, qui invece vennero resi più resistenti. E poi ci fu l'aggiunta della scheda da inserire nel raccoglitore, se non ricordo male è presente anche in questa confezione, essendo una versione revival sicuramente ci doveva essere. Dopodiché, sempre restando sull'argomento Canon, vediamo che nell'ottobre del 2012, ora la versione revival non ricordo l'anno in cui uscì, però probabilmente arrivò prima questa versione. Io ripeto, non è che vi sto facendo vedere le uscite in ordine cronologico, ve le faccio vedere secondo le linee, quindi partendo dalla classica a finire alle versioni X. Quindi nel 2012 uscì Gemini Canon, anche questo un'uscita da Machination, in effetti, quindi per l'epoca era considerata un'uscita limited. E questa è la confezione del mit dell'epoca, questo è il blister, il primo, questo è il secondo e questo è il terzo. Ora qui vedete che ci sono i capelli per la versione Evil e anche un volto. E allora questo è il mit come si presenta, vedete la capigliatura anche qui tendente al verde grigiastro. Non credo di dover commentare più questi volti. E qui si sono ricordati di invertire le capigliature, il verso, il senso della capigliatura. Vediamo un volto per Saga Evil. Ora, facendo un riassunto di quello che esce dalla confezione a livello dei volti, abbiamo allora abbiamo, questi sono i volti che escono nella confezione di Saga, quindi prima stampa e credo pure la versione revival. Qui invece abbiamo i volti che escono dalla confezione di Canon, incluso questo qua urlante di Saga Evil. Quindi questo volto qui è l'unico da utilizzare con Saga, perché nella confezione di Saga esce solo questo volto, però più o meno statico, vedete, un po' imbronciato così, però statico. E quindi qui aggiunsero il volto dinamico più anche tutta la capigliatura. Non ho capito perché anche la capigliatura, ma comunque anche la capigliatura. Questo è il totem, e ovviamente anche Canon ha in quella confezione la sua Galaxian Explosion, di colorazione diversa, ma comunque
anche lui ha la sua Galaxian Explosion. Ecco qua i due fratelli con le due effect part, vedete come cambia la colorazione delle due sfere. È bellissima questa immagine, veramente molto molto bella. E quindi abbiamo analizzato anche l'uscita, la prima uscita di Canon EX. Dopodiché più avanti, andando ancora più avanti negli anni, nel maggio del 2017 arriva il famosissimo pacco Saga Saga Premium Set, che al suo interno contiene questi tre mit. Quindi questa è la confezione, ragazzi, è veramente grande, c'è la recensione sul canale, se volete andatela a guardare. E questo è il contenuto, le tre diverse e separate confezioni. Quindi abbiamo la versione Saga Revival, sempre per motivo della striscia gialla qui sotto, la confezione di Saga di Solo Blue Gold, più questa confezione che contiene unicamente il trono e gli accessori, quindi abiti e quant'altro, per la versione Grande Sacerdote. Quindi non esce un corpo doppio, neppure triplo, da questa confezione. E quindi questo è il Saga Revival con il suo totem, di nuovo i volti, anche qui sempre quello mezzo oscurato, il volto per la versione Saga Evil statico, quindi non è stato aggiunto il volto urlante trovato nella confezione di Canon di Gemini. Questo invece è il mit divino che già abbiamo potuto vedere e commentare, con gli stessi volti, la stessa quantità di volti. Questo è ciò che troviamo invece all'interno della confezione rossa per gli accessori del Grande Sacerdote. Quindi troviamo il trono, gli accessori per la versione Grand Pope e la versione, quindi la toga, la tunica, credo da primo ministro. Ora questo è il mit, vedete anche qui, questo l'abbiamo fatto vedere anche nella recensione, molto grande l'abito rispetto al corpo. Qui vediamo il trono e il Grand Pope. Ecco, questa è la differenza tra il trono che troviamo in questa confezione con quello che esce invece nel mit di Saga, Gemini Saga, però il mit classico. Quindi vedete innanzitutto le proporzioni, questo è molto più grande, resta comunque anche questo, il trono nelle fattezze, nelle decorazioni, nella forma, quello manga, con la particolarità però che questo ha una colorazione dorata lucida rispetto a questa che invece è di un colore matto. E queste sono le varie possibilità di esposizione di questo contenuto, no? Quindi la versione divina, il corpo di Saga, diciamo il revival utilizzato per la versione Grand Pope, e poi l'armatura di Gemini montata a segno. Andiamo avanti perché vedo che mi sta lampeggiando anche la batteria, non vorrei che mi si spegnesse proprio mentre sto registrando. E ancora per quanto riguarda un'ennesima versione di Saga, vediamo che questo è stato un mit rilasciato per l'evento Tamashii Nation 2021. Ora questo 2021 dovrebbe stare ad indicare il compimento o il raggiungimento dei 10 anni della linea X, se consideriamo che la linea X è iniziata nell'agosto del 2011. E quindi che cosa hanno pensato? Innanzitutto io neppure sapevo che questa versione 24 carati di Saga venisse rilasciata per questo evento, ma comunque poi l'ho saputo tempo dopo, e hanno pensato bene di rilasciare questa versione di Gemini Saga per questo evento qui. Quindi questa è la confezione, in effetti qua già parliamo di linea X Metal, questa è la confezione, comunque ne abbiamo fatto una recensione, anche quella presente sul canale. Questo è il Pandora Box che esce dalla confezione e questo è il mit. Ora vedete il miglioramento molto molto importante
del volto o dei volti comunque di questo Meet rispetto alla prima stampa e al revival e anche la sua capigliatura. Ha avuto comunque, ha subito un miglioramento non da poco. L'armatura è quella, semplicemente abbiamo le giunture metalliche alle ginocchia e ai gomiti, però l'armatura, essendo una 24 carati, risulta essere di una colorazione più o meno uniforme, fatta eccezione per alcuni piccoli dettagli, ma più o meno la colorazione uniforme. E nella confezione è inclusa anche questa basetta, ovviamente anche questo volto oscurato. Vedete qui il fatto dell'elmo che senza una chioma lascia tutto questo spazio vuoto, perciò questo elmo, perché nel suo complesso l'elmo a me piace, è uno degli elmi meglio caratterizzati, secondo me anche riusciti, semplicemente che andavano messi dei capelli qui, assolutamente, anche neri se si volesse, se uno avrebbe voluto ricreare il ghost di Gemini, poi nella terza casa vediamo che comunque ha i capelli, però sto fatto che qui è tutto vuoto è proprio brutto e antiestetico. E ovviamente come trascurare tralasciare la versione Evil, quindi vedete che anche il volto con i capelli, questi qua, sono migliorati tantissimo, veramente incute quasi timore. Allora, questi sono i volti, vediamo se si riescono a vedere un pochino meglio, però ripeto, c'è già una recensione presente sul canale, quindi tre volti extra o comunque nel complesso tre volti per Saga, tre volti per la versione Evil. Guardate qui come sono fatti bene sti capelli, cioè molto dinamici, secondo me hanno fatto veramente un buonissimo lavoro. Questo è il Toad, ok, questi sono tutti i volti 3 e 3, quindi 3 per la versione Saga, 3 per la versione Evil. Ecco, vedete, questo è il corpo ex-metal in effetti. E quindi vediamo la versione revival o anche prima stampa con la versione 24 carati. Guardate la differenza abissale dei volti. Ripeto, questa è la basetta che esce dalla confezione, come ci mostra anche questa immagine. L'unica cosa che mi ha impedito di acquistare questa versione di Saga è stato il suo prezzo, perché qui in Italia è arrivato, per poterlo comprare, alla modica cifra di 600 euro, e che io sinceramente ho lasciato ben volentieri in Meet dove stavo. Passando all'ultima cartella, diciamo quasi di recente, nel 2022, a maggio del 2022, è stata presentata e poi rilasciata appunto nel maggio del 2022 la versione di Canon Revival. Dunque, se da prima avevamo un'uscita Tamashii che ne identificava quasi una versione, un'uscita limited, abbiamo capito come Bandai invece, con un piccolo pretesto, riesce a ristampare di nuovo e a rendere vano quello che è stato magari il sacrificio di un collezionista. Io ad esempio Canon, la prima stampa, visto che non lo acquistai nell'immediato, l'ho recuperato tempo dopo, pagai 400 euro, e fu la mia unica follia fatta per un Meet, tra l'altro per un personaggio che a me neppure piace più di tanto, però per una questione di collezionismo lo comprai, e quindi soldi alla fine poi buttati. E allora, questa è la confezione, vedete anche qui la striscia gialla e il logo blu. Questo è il blister. Ora non prestate attenzione a queste, a questi quadratini qui attorno, perché queste foto le feci per mandarle poi al fornitore, in quanto avevo bisogno del kit sostitutivo a motivo di questi pezzi nella colorazione errata, e quindi dovetti fare queste foto. Ma comunque, questo è il blister, il primo, questo è il secondo, stop. Forse ce ne sarebbe dovuto essere anche un terzo, sì, sicuramente, perché qua non vedo il mantello, comunque mantello e altri extra. Questo è il Meet come si presenta, un'altra cosa dinamica, idem anche qui. Ad esempio, in questa versione Bandai non ha tolto la effect part, ma l'ha lasciata, probabilmente ha cambiato un po' la colorazione, ma comunque l'ha lasciata. Ragazzi, visto che abbiamo avuto prima la versione 24 carati di Saga, ecco qui, ne hanno approfittato per modificare anche i volti, per fortuna devo dire hanno pensato a questo, del nostro
Canon. Quindi guardate qua che spettacolo rispetto alla prima stampa, anche se questo è un volto dinamico a bocca aperta, ma è molto più fattibile, molto più guardabile. E questi sono i vari volti che troviamo al suo interno, ovviamente compreso questo statico. Il suo totem, ecco qua, abbiamo, vedete, il revival del 2022 contro versus, direbbe qualcuno, quello Tamashii 2013, vedete qui, queste sono cose che già vi ho detto e inserito anche nella sua recensione, se vi interessa guardatevi la sua recensione. Questi sono i volti del Meet del 2013, questi invece sono i volti che troviamo nella versione revival, quindi questa volta per la versione Saga Evil non abbiamo assolutamente niente, solo nella prima stampa del 2013. Vediamo un confronto, a parte vabbè, la colorazione delle armature, ma con queste foto qui purtroppo l'abbiamo imparato, abbiamo capito che vengono spesso photoshoppate, però vedete la differenza dei volti. Ecco, e qui abbiamo la versione 24 carati verso la versione revival, vedete, cioè da qui hanno poi realizzato i volti per Canon e devo dire hanno fatto veramente molto molto bene. Guardate qua che somiglianza, ripeto, comunque tutte queste cose ve le ho lasciate nella sua recensione. E devo dire che di recente, siamo arrivati quasi alla fine, è uscito questo comunicato sul sito Tamashii Nation che riguarda le ristampe di questi revival. Ora, da quello che ho capito io, vediamo, ecco qua, da quello che ho capito io, questi 9, perché ne sono 9 in effetti, 2, 4, 6, 8 e una 9, questi 9 Meet, tutti versione revival, praticamente verranno, un attimo solo che ritorno alla cartella, queste versioni revival verranno ristampate e vendute unicamente però allo store Tamashii lì in Giappone, quindi non sono ristampe che poi verranno distribuite ai vari mercati. Di conseguenza che cosa succede? Che chi ha la fortuna di avere un buon aggancio lì nel sollevante, e allora magari ecco, è possibile poter comandare queste persone, questi agganci, farsi comprare i Meet, pagarli e farseli spedire. Per chi invece questo aggancio non ce l'ha, dovrà stare alla mercé di chi magari lo potrà fare e lo comunicheranno sicuramente nei vari mercatini e gruppi di Facebook, ma ho il sentore che poi, non dico se arriverà a 600 euro al pezzo come è stato squallidamente per la versione di Saga 24 carati, che lì nello store Tamashii veniva a costare 180 euro, qui 600, però sicuramente non credo avranno dei prezzi bassi, considerando che questi sono tutti Meet, fatta eccezione magari per Scorpio Revival che è uscito da poco, per Aquarius, questa versione Gold che non è che abbia mai superato il prezzo più di tanto, ma i dolori di pancia secondo me saranno proprio per la versione Saga, per la versione Leo, forse anche un pochino Sagitte, quindi diciamo che questi tre sono quelli che probabilmente sui quali la gente probabilmente ci speculerà di più. Tra l'altro poi, visto che bisognava fare una versione, una ristampa di versione revival, a questo punto, avendo avuto, ritorno un attimo a questa immagine dove che sta, avendo avuto la versione Saga Canon Revival con i volti ormai somiglianti al Saga 24 carati, ecco, secondo me sarebbe stato meglio forse non aggiungere Saga tra queste versioni di ristampa Revival, ma farne un Revival 2.0 inserendo questi volti, perché in modo da avere poi due cavalieri dei gemelli con la stessa tipologia di armatura, ma ormai cioè con le fattezze più o meno uguali, non che poi si andrà a vedere un'altra volta un Saga con dei volti ormai vecchi con un Canon con dei volti migliorati e ci sarà poi questa abissale differenza. Probabilmente li utilizzeranno per una versione Saga X Metal normale anziché 24 carati, questo non ve lo so dire.
Detto questo, ragazzi, abbiamo esaurito e finito per fortuna tutte le cartelle, quindi questa è stata la terza ed ultima parte per quanto riguarda le uscite di questo personaggio, che ovviamente ha avuto tantissime tantissime uscite, le abbiamo viste. Quindi per il momento è adesso che sto registrando questo video, per quanto riguarda queste versioni ristampe dei revival non sono aggiornato, ma questo video comunque arriverà quando sarà il momento di parlare di questo segno, quindi mi auguro ci saranno delle buone nuove, e se ci saranno delle buone nuove, ecco, tenete, considerate nulle queste mie considerazioni su queste uscite, altrimenti poi ne riparleremo in una prossima occasione. Detto questo, io vi saluto, grazie per aver avuto la costanza e la pazienza di guardare questi tre video, queste tre parti al nostro saga dedicate, e nulla, io vi rimando al prossimo, quindi andremo ad analizzare poi le uscite del segno del cancro. Vi ricordo che se siete utenti nuove o nuove potete iscrivervi, se vi va mi farebbe molto piacere, a questo canale, lasciate le notifiche attive in modo da ricevere gli aggiornamenti sempre da questo canale. Se volete sostenere il mio lavoro e questo canale, trovate il link PayPal sotto in descrizione ad ogni video per una donazione, non c'è un minimo, non c'è un massimo, secondo il vostro cuore, e quindi mi farebbe molto piacere anche una vostra partecipazione in questo senso. E soprattutto però, come sempre vi dico, lasciate like e commenti, fatemi sapere sempre la vostra. Detto ciò, io vi saluto e alla prossima, ciao.